Di solito parto dalla Sukkah perché la festa si chiama Sukkot, è una festa che è molto ricca di simboli, di significati. Pensate che ha tre nomi. Si chiama Sukkot, che è il plurale di Sukkah, cioè capanna, quindi la festa delle capanne. Poi si chiama Zman Simchatenu, cioè il tempo della nostra gioia. E poi anche Chag HaSif, perché ha uno sfondo di festa agricola, perché ai tempi del Tempio di Gerusalemme era la festa in cui, diciamo, tutti i magazzini erano pieni di raccolto. Però andiamo subito a questo che viene chiamato Lulav. Dunque, è scritto nella Torah, nella Bibbia, e prenderete per voi pri etz adar, cioè il frutto di un albero bello. Una delle caratteristiche della festa di Sukkot è proprio la bellezza, ma in generale quando si fa un qualche cosa di inerente alle preghiere, eccetera, bisogna proprio scritto farlo nel modo più bello, più estetico possibile. E poi vi spiegherò perché. Allora, c'è scritto e prenderete i quattro minim. Quattro minim sono quattro specie di vegetali, assolutamente non casuale. Allora, c'è un palmo di dattero, che è questo che è vedete, il più lungo. Poi c'è il mirto e c'è la salice. Poi c'è l'etrog, cioè il cedro. Naturalmente queste quattro specie sono molto simboliche e rappresentative. Allora vi dirò i vari significati di questi simboli. Sono diversi i significati. Cominciamo con il primo, il più semplice. Queste quattro piante, quattro erbe, rappresentano i quattro tipi di persone. L'etrog è la persona che studia e che fa anche buone azioni, perché questo frutto ha un buon gusto e anche un buon profumo. La palma del dattero, il dattero ha un buon gusto, però non ha profumo, è la persona che studia ma che non fa buone azioni. Il mirto ha un buon profumo ma non ha un buon gusto, è la persona che fa buone azioni ma che non studia. Il salice non ha un buon gusto, non ha un buon profumo, è la persona che non studia e non fa niente. E fin qua, ok, ci sono i quattro tipi di persone. La cosa importante qual è? È che sono necessari tutti e quattro per fare questa benedizione. Cioè, noi abbiamo bisogno di tutti.